Le versioni costose delle chitarre economiche valgono la pena oppure no? Ci troviamo davanti a effettivamente un upgrade oppure è un'altra di quelle cose tipo il Mega CD che ha cercato di prolungare la vita del Sega Mega Drive al tempo? Mi pongo questa domanda perché lo strumento che vi farò vedere oggi rientra proprio in questa categoria. Si tratta infatti di una Harley Benton ST Modern Plus, una versione potenziata della proposta in stile Stratocaster di Harley Benton. Comunque, per chi non mi conosce, benvenuti nel mio studio e nel mio canale. Io sono Stefano Rossi, sono un insegnante di chitarra, sono il direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso tornerei volentieri in Emilia per mangiare un cassone. Yeah! Potete trovare qui sotto in descrizione il link per vedere nel dettaglio le caratteristiche di questo strumento su Thomann. Intanto vi illustro le caratteristiche di questa bellissima chitarrina. Abbiamo un corpo in ontano con un top probabilmente in acero, anche se dal sito appunto non si legge nessuna caratteristica. Manico avvitato in acero fiammato canadese tostato. Tastiera anche lei in acero canadese. Capotasto in graffite. Profilo del manico a D con spessore al primo tasto da 20,5 mm e al ventiduesimo tasto di 22,5 mm. Larghezza capotasto chiaramente 42 mm, il raggio della tastiera è da 305 a 406 mm, quindi 12 pollici, 16 pollici, e questo significa che il raggio non è costante, è il cosiddetto raggio compound. I dot laterali sono fluorescenti, scalatura 648 mm in pieno stile Stratocaster, 22 tasti jumbo in acciaio, truss rod doppia azione azionabile da questa rotellina molto molto comoda. I pickup sono un Humbucker Tesla VR Nitro Alnico 5 zebrato al ponte e poi un single coil TV S1M, sempre Alnico 5, sia al manico sia centrale. Il ponte è un tremolo full contact a due punti Babix, che non avevo sinceramente mai visto prima di questa situazione. Ed è un po' particolare nella sua costruzione, il fatto che le corde vengano un po' abbracciate dalla selletta è una cosa che non si vede molto spesso. Meccaniche autobloccanti Harley Benton, selettore pickup a 5 posizioni con split del potenziometro del tono. Rispetto alle Stratocaster non ha due potenziometri del tono ma ne ha uno solo che regola un po' tutto, e chiaramente lo split serve per splittare l'humbucker al ponte. La chitarra di fabbrica monta delle Elixir Coated 010-046 e il colore proposto in questa situazione è un Flame Bengal Burst lucido, anche se la finitura comunque del manico è opaca. Sulla carta questa chitarra ha veramente tantissime cose interessanti, ma poi tra le mani e nelle orecchie come ci arriva? Adesso vi do la mia opinione a riguardo e vi faccio anche ascoltare come suona, ma prima però di farlo volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e a lasciare un like a questo video. Questo mi permette di raggiungere un sacco di altri appassionati al mondo chitarristico come voi, quindi se lo farete vi ringrazio veramente tantissimo. E mi raccomando, se volete migliorare il vostro modo di suonare, date un'occhiata al mio sito chitarradidattica.it, dove troverete tutte le mie video lezioni gratuite. La chitarra, dal punto di vista strettamente ergonomico, è una cannonata. Si lascia suonare veramente molto molto bene e sono convinto che chiunque ce l'ha tra le mani riconosca appunto che effettivamente è comodissima. La chitarra è arrivata già settata molto bene, non ho dovuto toccare nulla, e questo chiaramente è un bel pro, però mi rendo conto che a volte può capitare che durante il trasporto le chitarre si possano muovere, quindi sì, nel mio caso diciamo che è stato un bonus, ma di norma questo non è una cosa su cui vado troppo a puntare il dito se per caso non accade. Come dicevo, dal punto di vista strettamente ergonomico la chitarra sembra molto più costosa di quello che è. Da bendati secondo me la si scambia per qualcosa di molto molto più costoso. Io ho avuto la sensazione di avere in mano una Schecter
di fascia decisamente più alta quando ho preso in mano questo strumento. E questo con tutti i pro e i contro del caso. Una cosa che non mi ha convinto particolarmente e che tutto sommato anche a volte nelle Schecter mi è capitato di sentire sono i pickup, nel senso che questa chitarra suona un po' troppo brillante per i miei gusti. Chiariamoci, non è brillante nel senso eccessivo del termine, ossia che non si possa proprio suonare da quanto spara sugli alti, ma per mio gusto personale preferisco qualcosa che abbia un taglio diverso su alcune frequenze. Un altro aspetto è che nonostante sia super ergonomica, super facile da suonare, il ponte ha una forma un po' strana, quindi ci si deve un po' abituare. Se siete abituati ai classici ponti della Strato, questo è leggermente più alto, è come se fosse una via di mezzo tra l'altezza del ponte di uno Strato e l'altezza di un ponte di una Les Paul, non so se avete presente. Quindi la mano destra inevitabilmente ve la sentite leggermente più alta. Io comunque sono riuscito a suonarci tranquillamente, quindi non credo che ci siano sti grandissimi problemi. La chitarra, tra l'altro, anche a fronte di un uso piuttosto intenso della leva, ha sempre tenuto molto bene la cordatura e nonostante si tratti comunque di una chitarra che non costa tantissimo, non ho avuto nessun problema a utilizzarla appunto nei giorni in cui ci ho giocato. Mentre giocavo un po' con questa chitarra, mi è venuta l'ispirazione per creare il brano che vi faccio sentire adesso. In conclusione posso dirvi che questa chitarra rispecchia quello che è lo standard Harley Benton degli ultimi anni, ossia chitarre che effettivamente valgono di più di quello che costano. Personalmente valuterei un cambio dei pickup, ma comunque è una cosa proprio personale, è molto soggettivo, quindi a qualcuno potrebbero andare bene tranquillamente così. Ecco, a volerla dire tutta proprio cambierei quello al ponte. Tra tutti quanti, gli altri due li lascerei perché comunque dà un twang tipico da Stratocaster proprio. La chitarra comunque si presta a fare un sacco di cose, essendo una singolo humbucker, simil strato con 22 tasti, è veramente molto molto versatile, quindi la potete utilizzare per farci dal rock più leggero al blues al rock un po' più pesante senza alcun problema. E sì, per i metallari in ascolto il pickup al ponte spinge sufficientemente per farci anche quello. Come al solito sono molto curioso di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, quindi non esitate a scrivere tutto ciò che avete nella vostra testa.
qui sotto, a parte gli insulti, o anche gli insulti se volete, tanto poi il filtro di YouTube vi blocca, per cui affari vostri. Spero di esservi stato utile appunto nel descrivervi questa chitarrina. Vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link per andarla a vedere su Thomann. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!